certificazioni, queste cose qui industriali che mi interessava, questa cosa molto. Perché lui c'ha un armadietto, se potete venire, ma andrebbe. Sì, anche per te. Ma cosa? Perché hai visto il mio armadietto? Secondo me dentro? Questo potrebbe andare. Sì, guarda, bene, la signora ha in mano la cosa giusta. Questa è una piccola macchina. Sì, è un'arma che serve per quando ti fanno arrabbiare, gli spari. Sì, gli spari. E per sanificare l'armadietto. Sanifica tuo. Anche, ma eventualmente. Ascolta, il mio armadietto no, c'ho gli occhiali stamani con questo clima. Mettiti gli occhiali. Ma hai visto? Sanificato e sanificato, va. Sì, oh, mi sa di sì. Vai. Bello però, una bella. Allora. Ci vedi meglio? Sì. Il mio armadietto, cioè, l'Arbre Magique che ce lo cambio ogni 3 mesi. Sì. Ho il profumino che ce lo do sempre. E i giornalini con le donne nude. No, i giornalini con le donne nude, lui, c'ha cioè, l'armadietto. Te l'ho messo a te. È pieno. Non mi c'entrava più, l'ho messo un po' a te, no? Ma ci si fa riconoscere ovunque. Va bene, allora, se poi può venire da noi, lasciagli l'indirizzo per venire a sanificare il tuo armadietto. Noi si va, se andate a fare questa cosa, siete fantastici, già partite dalla squadra. Grazie. Noi stiamo arrivando, perché si va a lavorare. Ma non ti sente nessuno, secondo me. Grazie, servizio efficientissimo. Arrivederci. Vediamo. Arrivederci. 1 e 2. Fuori. Arrivederci, sì. 1, 2 e 3, anzi. Chi l'ha detto? Oh, via. No, vabbè, ragazzi, mi sono dimenticata una cosa. Che è successo? Scusate, ma non sanificano, puliscono. Sì. Ma si fa un regalo. A chi? Facciamo il regalo a Magie di Pane. Facciamo un regalo a Magie di Pane. Puliamo la vetrina. Già, puliamo la vetrina. Fagli un bel regalo. Fagli un bel regalo. Pulisci la vetrina. Sì, sì, io sono anche sanificato. Ma se puliscano loro. Penso io. Te pa, tira fuori. Comincia bene la giornata. Salve, scusi. Buongiorno. Scusi, ci siamo dimenticati una cosa. Ho avuto un'idea, sì. Se voi fate pulizia anche di vetrine, cosa? Certo. Cosa c'è? Parla un po'. Voleva fare la pulizia delle vetrine di. Cosa hai mangiato stamattina? Stanotte ho preso la bruschetta. Lascialo fare com'è, non toccare niente. Non ti preoccupate. Ho mangiato la bruschetta con l'aglio. Allora hai bisogno di una sanifica. Perché? Apri un po' la bocca, apri la bocca. Lo senti? No, è il ponte. Ponte sì. Lo senti ora? Ora sì. È fantastico. Ora sì, bellissimo. Allora, se ci date anche oltre alla toppa, si fa una sanificazione. L'ho già fatta. Una pulizia della vetrina. Della vetrina. Sì, bella lustra. Certo, ecco, è molto importante. Certo. Allora, noi si può. Si può andare? Stiamo arrivando, Tanto sì, siccome lui c'ha, delle brutte abitudini, già che ci sono. Ah sì, è vero, bravo. Gli do una sanificatina. Anche lì. Non stanno andando via. No, glieli porto via. Grazie. Per dopo, non ci sa mai, per dopo. Grazie per il servizio, prima, durante e dopo. Grazie mille a voi. Arrivederci. Va bene, è andata così. Allora, colazione si è fatta, sì. La chiave l'hai già rotta. L'hai rotta. Ora, l'hai rotta te, non si sta alle chiavi, l'hai già rotta. Ilaria c'ha da fare un lavoro alla macchina, c'è un rumorino che gliela fai te, va bene? Come faccio io? Ho fatto 5 revisioni. Guido, gliela fai te, sono il capo officina, gliela fai te. Eccomi ragazzi, mi sono cambiata per stare in ufficio. Eccomi, allora. Allora stavo dicendo appunto che la macchina te la faccio io. Te la faccio io la macchina per te. Te la faccio io, sono il capo officina. Te no, devi fare quella macchina là, c'ha 5 gomme da cambiare. Ora dicevi. È l'unica al mondo con 5 gomme. Beh, e te sei bravo. Sì, no, la faccio io. Dicevi che la fai. Ho capito, e la fai io, sono il capo officina. C'ha un rumorino e gli guardo il rumorino. Tra l'altro me la metto sopra il ponte, che è anche guasto il ponte. Vabbè, no, non è guasto. Il ponte è guasto. Ah, vedo. Il ponte è guasto. Ci ho fatto prima un lavoro io. Il ponte, Guidino, è guasto. Allora, serve. Il ponte è guasto. Aia, il non ponte mi toccare qui. È parecchio guasto. Vabbè, comunque c'ho un rumore. Penso al motore. No. Vai, tranquilla, ci penso io. Ok. Graziano, allora? Un attimo. Che ne avrei bisogno? Un po' anch'io. No, c'è adesso un guasto qui tremendo, una cosa dammi un tremenda. Di più, dammi un cacciavite. Un cacciavite. Allora, aspetta.
Cacciavite dovrebbe essere questo, giusto? Scusa, non è per non è per mettere bocca, sì. Ma se alzi il guasto, ponte. Ha detto non funziona. Non funziona. Sai quanto lo sai? Allora, sono il capo officina. Lo sai quanto costa l'elettricità qua dentro? Vabbè, vabbè, risolviamo il problema, rimani per lì, favore. Rimani lì. Oh, questo questo è un cacciavite, questo è un pappagallo. Okay. Volevi il pappagallo o il cacciavite? Mi hai chiesto cacciavite e ti ho dato credo sia un cacciavite. Certo che è un cacciavite. E allora? Quindi vai via, la vite va via. Tra l'altro, se io rimango così... Scusa, Un è per... No, ci mancherebbe. Per rimettere bocca, ma magari... Ah, se un vuoi alzar ponte, alzar cofano e un'occhiatina. Ma siccome, siccome c'è poca luce, se io alzo il cofano non mi rifrange, invece questa maniera mi rifrange, torna giù, vedi che mi tocca lavorare con la testa fuori, perché c'è... Poi c'è una macchina là, che ha 6 gomme, gliele vuoi cambiare tutte e 6? Ma erano 5. È una tirre da corsa, ce n'ha 6. Cioè, mandate i numeri, 5, 6, allora, quante gomme hanno? Lì, rimani franto qui lì. Così a fa questa... Però dai, troviamolo sto problema, che a me serve la macchina. Lo so, manca a me, ora guarda. Ho capito, però sto a fare qui, un po' veloce. Quasi finito, Insomma, sì. Lavoro lungo, però ti pareva siamo quasi. Scusa, Guido, sì. No, siccome mi c'è cascato l'occhio, sì. Però non vorrei io che questo rumorino fosse... Aspetta, che è? No! Fosse questo. Può essere, io cioè quando andavo sentivo tipo allora io gli stavo facendo un lavoro da professionista, sono il capo officina, gli stavo facendo un lavoro da professionista, gli facevo tutto il giro della macchina. Allora se l'ho fatto da professionista, ho trovato il problema. E se poi dopo ti fa ancora ci pensi te, tieni il pappagallo, il fringuello, questo non è neanche un pappagallo, è un cacciavite. Sì, vabbè, è un cacciavite. È un cacciavite? Un cacciavite. Ah, ti serve un cacciavite? Questo è un cacciavite, questa è una chiave inglese. Una chiave inglese. Yes, ah, vabbè, I love io non you. Me ne intendo. E basta, io non posso stare con voi, io sono da lavorare. L'importante... Perché si arrabbia? Così, poi perché... Sì, vabbè, comunque, problema risolto. Semplice, Guido, grazie. Bastava, grazie. Okay. Grazie. Mi risolvo. Intergomma Service? Ah, ciao Caterina. Sì, aspetta, te li chiamo subito. Graziano e Guido in ufficio. Eccoci. Siamo efficienti, no? Dimmi. Caterina, sì. La chiave l'ha rotta Guido stamani. Sì, no, lascia. L'ha rotta Guido. E ha perso il mazzo di chiavi. Mazzo di chiavi ce l'ha Guido, l'ha preso lui. L'ha preso no, lui. Cosa? L'ha preso lui. Sì. Allora si va a prendere la macchina al noleggio di, alla multirente, ti prendiamo un furgone al noleggio, veniamo subito. Ciao, mezzogiorno. A mezzogiorno, a pausa siamo lì. Ciao Caterina, ciao. Cosa mi metti per telefono? Allora, hai rotto la chiave, hai portato via le chiavi. Queste qui ora gli vanno riportate e bisogna andare alla multirente a prendere un furgone. Lo vedi? Che sono io capo ufficio, te fai casino.